Cosa succede a Teatro Linguaggi Creativi questo weekend 9, 10 e 11 marzo? Ospiteremo nella stagione con la dannata voglia lo spettacolo Quel che resta di e con Monica Faggiani. Monica, chi è Monica Faggiani? Chi sei tu? In due parole. Allora, solo due parole. Due parole, mamma mia. Ah, sì, ci sono. Dolcemente complicata. Ve la ricordate quella canzone, no? Che io non ho mai ben capito. Prima o poi scriverò alla Mannoia, a Ruggeri per chiedere un po' il significato. Però ci sta bene quando metti insieme due parole che un po' non c'entrano niente l'una con l'altra, fa sempre effetto. Per cui sì, direi così: dolcemente complicata, che mi piace. E anche un po' confusa. Ecco, aggiungiamo una terza parola, me lo concedete. Non so se vedete alle mie spalle, noi abbiamo da una parte Audrey Hepburn che ci guarda, dall'altra Winnie the Pooh. Capite un po' che, insomma, in questi segnali così un po' discordanti, non è che ci regalino proprio una linearità. Ecco, un po' confusa, diciamo queste tre parole. Il sottotitolo dello spettacolo, Quel che resta, è A proposito di mobbing, shocking e altre amenità. Ma perché hai scelto di parlare di mobbing? Sì, io sono partita dal mobbing. Sono partita dal mobbing innanzitutto perché è un fenomeno sotterraneo, subdolo, di cui bisogna parlare. Se ne parla poco ed è invece un fenomeno in largo aumento e tantissime persone subiscono mobbing e quindi insomma credo sia un argomento importante di cui parlare. Però in realtà il motivo non è stato solo questo, è stato perché sono partita da un motivo personale, da una situazione che mi è capitata legata al mobbing tanti anni fa, però è stato veramente solo uno spunto, perché io volevo parlare, voglio parlare di tutte quelle relazioni tra le persone in cui si giocano, in cui si attivano delle dinamiche di potere. Questo è il mio obiettivo e quindi diciamo che sono partita dal mobbing, ma parlo di relazioni più ampie, abbiamo in scena una donna che si racconta, che racconta proprio di una relazione che prima è personale, poi diventa sentimentale, personale, poi diventa professionale, in cui si evidenziano e si giocano delle dinamiche forti di potere. E chiaramente una volta che si prende atto di questo, bisogna capire che percorso fare, come riuscire ad uscirne. Anche perché, ci tengo a dirlo, quando ci sono queste dinamiche di potere, non c'è soltanto una vittima e un carnefice. Ci sono sempre due complici, ci sono sempre persone che colludono in questa dinamica, qualunque sia il motivo, qualunque siano i bisogni, io non emetto nessun tipo di giudizio, ma fotografo una situazione e quindi chiaramente il percorso diventa difficile perché bisogna voler uscire da certi tipi di relazioni. E il tema è difficile. Quale taglio hai scelto per affrontarlo all'interno di uno spettacolo teatrale? Sì, io ho scelto di parlare di questa storia con estrema leggerezza, con estrema ironia, con grandissima autoironia. È proprio la mia cifra, sia anche nella vita, ma anche sulla scena. Io credo che la leggerezza, intesa in maniera calviniana, no? Vi ricordate, le lezioni americane di Calvino? C'era, la lezione sulla leggerezza, sul fatto che a volte, non essere superficiali, ma essere leggeri, riuscire a guardare le cose anche in maniera più aerea, più, fluida, ci aiuta a capirle meglio. Quindi, la leggerezza prima di tutto e, l'ironia. Io amo prendere in giro, prendermi in giro, amo proprio dissacrare anche certe situazioni e quindi questo lo si ritrova sia proprio nel taglio di storia, di parole scelte, ma anche nel modo in cui io, ho deciso di, interpretare queste mie parole. Senti, Persefone e Candy Candy è un accostamento curioso.
Sì, può sembrare un accostamento azzardato, un po' curioso. In realtà sono per me due, diciamo, archetipi, anche se una è un archetipo Persefone, ovviamente, fa parte del mito, eccetera. L'altra no, però nella mia storia personale, nella mia crescita personale, è diventata un po' un archetipo. Allora, innanzitutto Persefone, prima di diventare Persefone, noi la conosciamo come Persefone, la regina degli inferi, era una fanciulla di nome Core. Dolce, gentile, spensierata, carina, esattamente come Candy Candy. Entrambe, Core e Candy, fanno un percorso dentro e fuori di loro. Persefone, fa una sorta di, affrancamento dalla figura materna dopo aver guardato, dentro di sé, cioè decide di guardare nel profondo della propria anima, che poi negli archetipi, nei miti, chiaramente è rappresentata da qualcuno, in questo caso da Ade, che è il dio degli inferi. E invece Candy fa un percorso attraverso l'amore. Parte con il suo amore, no? Lo sappiamo tutti, Anthony. Ve lo ricordate, Anthony, dolce, come lei, proprio carino, delicato, nobile, d'animo gentile. Però Anthony muore, muore con la testa sfracellata su un sasso. Candy però non si perde d'animo, esattamente come Core quando viene rapita e finisce nel mondo degli inferi, finisce rapita da Ade e non si perde d'animo neanche Candy. E va avanti nel suo percorso di crescita, nel suo percorso di consapevolezza e incontra Terence. Ma ragazze, ma Terence, ma è moro all'occhio scuro, è insolente, impertinente. Insomma, ragazze, ancora oggi Terence è proprio l'emblema dell'uomo di cui tutte ci innamoriamo. Almeno una volta nella vita siamo state innamorate di Terence. E poi la storia va avanti, io non voglio spoilerare, si dice così, troppo, per cui credo che non sia un azzardo. Credo che Core che diventa Persefone e Candy che va avanti nel suo percorso di vita siano due figure, per me sono state fondamentali nella mia crescita, nel mio sviluppo, però possono diventarlo anche per altri. Tre buoni motivi per cui il pubblico dovrebbe venire a vedere questo spettacolo. Tre buoni motivi. Innanzitutto è uno spettacolo divertente. Si ride anche con un po' di spensieratezza nonostante l'argomento. Secondo motivo, è uno spettacolo profondo. Si parla di temi importanti e in maniera molto profonda intendo approfondita, cioè si va dentro, si sviscerano un po' queste tematiche e quindi chiaramente ci farà riflettere, ci farà portare dietro qualcosa su cui anche riflettere una volta usciti da teatro. Terza cosa, a me in teatro, però anche nella vita, ma in teatro mi piace raccontare storie che possano far ridere e piangere insieme. Perché la vita è così, perché noi non possiamo fare una tragedia di tutto, dobbiamo trovare la leggerezza, però non possiamo neanche seppellire tutto con una fragorosa risata. Dobbiamo riuscire a tenerle insieme questi due sentimenti che a volte ci possono sembrare contrastanti. E secondo me questa storia permette di ridere e di piangere insieme. E forse questo è il motivo più importante, anche più accattivante, per cui io vi invito a venire. E per finire, in linea con il titolo della nostra stagione, con la dannata voglia, qual è la tua dannata voglia? La mia è che finisca questa influenza, la tua? Io ho la dannata voglia che ciascuno nella propria vita, qualsiasi età, in qualsiasi momento, qualsiasi cosa stia attraversando, qualsiasi cosa gli stia accadendo, possa farsi una domanda, ma veramente possa chiedersi: sono felice? Già chiederselo è un traguardo. Se la risposta è no, fare qualcosa, iniziare a fare qualcosa per cambiare quello stato. Qualunque sia la situazione in cui non si è felici, un lavoro, un'amicizia, un amore, una situazione familiare, qualunque sia, ma chiederselo per davvero. Ecco, io posso dire che la nostra eroina, la protagonista della nostra storia, a un certo punto della sua vita si fa questa domanda e risponde no. E nel momento in cui risponde no, decide di fare qualcosa. Decide di essere la donna del cambiamento, del suo cambiamento.
e io ho la dannata voglia che questa cosa possa essere contagiosa e che possa far sì che tante persone si impegnino per essere felici. Vi aspetto tutti. A Linguaggi Creativi, sempre. A presto, ciao! Quindi pubblico, vi aspettiamo venerdì 9, sabato 10, domenica 11 marzo a Teatro Linguaggi Creativi con quel che resta a proposito di mobbing, shocking e altre amenità e la meravigliosa Monica Faggiani.